E anche questa sera andiamo a salutare la nostra Barbara Marchand. Bentornata, Barbara. Grazie, bentornata a tutti voi, bentornato a te che sei malato, bentornata a me che sono stata malata, bentornata ai nostri ascoltatori che sicuramente avranno fatto anche loro qualcosa tra influenza spacca ossa oppure influenza. E tra l'altro, Barbara, avevi detto la volta scorsa, no, febbraio è stato, no, è un mese tragico tra virgolette, no? Però effettivamente un mese tragico, perché non mi ricordavo di essere stata così male dai tempi della spagnola e dell'asiatica. Pensa un po', avevo 14 anni quando ho fatto l'asiatica e devo dire che è stata devastante, ma come questa quest'anno, terribile, terribile. Non invidio te, poi, tra le altre cose. Immagino, sì. Allora, io questa sera, visto che siamo tutti in ottima salute, io parlerei di malattie, guarda un po', tanto per dare così un punto fermo, o meglio, un punto di aggrappamento, di aggrappo ai nostri ascoltatori. Forse non tutti sanno che le nostre malattie dipendono dal giorno nel quale siamo nati. Ah, questa è grossa, eh? L'astrologia non c'entra nulla, assolutamente, ma è quasi certo che chi nasce in un determinato mese dell'anno corre un rischio maggiore di soffrire di alcune malattie rispetto a chi è venuto al mondo in un periodo differente. Ma questo non lo dico io, sono i risultati di una ricerca condotta da un team di epidemiologi del Veterans Affairs Medical Center di Omaha, nel Nebraska. Gli studiosi hanno riscontrato che i nati nei mesi più bui, cioè novembre, dicembre e gennaio, sono maggiormente predisposti a soffrire di depressione da adulti. Questo lo potevamo anche immaginare. E che, per esempio, la schizofrenia riguarda soprattutto i nati in gennaio, febbraio e marzo. Inoltre è emerso che la narcolessia, cioè un disturbo del sonno che porta ad addormentarsi ovunque e in qualunque momento della giornata, risulta più frequente tra le persone venute alla luce in marzo e meno comune tra quelle nate in settembre. Per quanto riguarda la fertilità, che è importante, il risultato è che gli uomini nati nel periodo autunnale hanno meno prole e una maggior probabilità di restare senza figli rispetto agli uomini nati nel periodo primaverile, e che le donne nate in autunno entrano in menopausa più tardi delle altre. Come si spiega il fatto che le stagioni possono verosimilmente influenzare la nostra salute? Bene, secondo gli esperti il fenomeno può dipendere da diversi motivi, ad esempio la diversa esposizione della madre a virus stagionali come l'influenza, oppure l'avere o meno subito esposizioni virali a discapito del tessuto neurale durante il secondo trimestre di gravidanza, quando ha inizio il neurosviluppo del feto. E non bisogna sottovalutare la carenza di vitamina D, tipica dei mesi invernali, e che può creare i presupposti per lo sviluppo di particolari malattie. Allora, in ogni caso, concludono gli studiosi, soprattutto rivolgendosi agli ipocondriaci, il mese di nascita non basta da solo a motivare l'insorgenza delle varie malattie prese in esame, quindi niente paura, ma un pizzico d'attenzione in più non guasta. Allora, io non vi voglio mettere paura, però vi posso dare delle patologie mese per mese. Non vi preoccupate, insomma, non è che debbano per forza accadere a tutti. Gennaio è il mese, per esempio, dell'Alzheimer, della schizofrenia e del virus respiratorio, ne sappiamo qualcosa. A febbraio l'Alzheimer, schizofrenia, disturbo bipolare e l'epilessia. A marzo la schizofrenia, l'autismo, la narcolessia, il morbo di Hodgkin, il disturbo bipolare e l'epilessia. Ad aprile la leucemia, la dislessia, disturbi della lettura, sclerosi multipla, Parkinson. A maggio la dislessia, disturbi della lettura, sclerosi multipla e Parkinson, e così via. Se volete ve lo scrivo sulla pagina di Border Knights, così vi faccio capire bene a che cosa andate incontro, ma non è detto, adesso non facciamo di tutto un'erba un fascio. Parliamo invece di musicoterapia, che è anche un discorso un pochettino più leggero.
una ricerca internazionale sulla musica e sulle reazioni psicofisiche che induce negli ascoltatori potrà probabilmente servire ad appianare conflitti generazionali e a dirimere i diverbi tra genitori amanti della classica e i cultori dei ritmi techno. Secondo uno studio condotto da ricercatori delle università di Pavia e di Oxford, un brano di Mozart o Beethoven ha su chi l'ascolta lo stesso effetto di un brano techno. I ricercatori che hanno condotto lo studio hanno sottoposto 24 giovani, 12 dei quali musicisti, all'ascolto di composizioni di Beethoven o Mozart e di brani techno, registrando negli ascoltatori la medesima reazione, ovvero l'accelerazione del battito cardiaco. Gli effetti del suono non dipenderebbero dunque dal genere, bensì dal ritmo e dalla velocità, dai timbri acuti o bassi, oltre che dalla complessità delle melodie. E questo significherebbe che la musica elettronica può avere gli stessi effetti terapeutici di quella classica, già ampiamente utilizzata in alcuni paesi europei, l'Inghilterra, la Francia, l'Austria e in qualche caso anche in Italia, su pazienti con problemi fisici e psichici. I riscontri ottenuti dalla musicoterapia, tanto su adolescenti depressi quanto su anziani affetti da sindromi ansioso-depressive, hanno dimostrato che il suono ha il potere di stimolare la volontà, sollecitare l'affettività e ridurre gli stati d'ansia. Che si tratti di una ninna nanna, di Mozart, di Beethoven o di techno music. Quindi il suggerimento da Border Nights, da Barbara Marchand questa notte, di godetevi un po' di musica ogni tanto, fa pure bene. E auguri di pronta guarigione a tutti!